Il Fortnite Mers è uscito solo da pochi giorni, ma con sé ha portato tantissime nuove novità e tuttora ne sta portando tantissime altre. Infatti questo evento di Halloween sarà il filo conduttore a quello che è l'evento finale di questa stagione, portandoci così indietro nel tempo al capitolo 2 di Fortnite Battle Royale. Ma come dicevo, tantissime sono le nuove novità che ha portato, come appunto i boss mitici di Halloween, come quello di Saw, di Mephisto, di Edward, Mani di Forbici e tantissimi altri, come appunto quello di Shivenom, che con sé ha portato nuovi medaglioni mitici. E bello ti conto ragazzuoli, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video. Le novità sono appunto tante e finalmente ragazzi il nuovo nuovissimi boss sono stati aggiunti all'interno di Fortnite Battle Royale. Ma come nuovi boss ragazzi, se andiamo all'interno del negozio oggetti, troviamo tantissime nuove skin di Halloween arrivate, come appunto quella di Edward Mani di Forbici. Quanto è bella questa skin ragazzi, e so benissimo che molti di voi non hanno la possibilità di shoppare queste skin davvero assurde. Perciò ragazzi, guardate qui quante card V-Bucks ho tutte quante per voi. Infatti ragazzuoli, se volete una di queste è semplicissimo, vi basterà semplicemente lasciare like a questo video, iscrivervi al canale con la campanella attivata e soprattutto la cosa più importante è che mi dovete seguire su Instagram. Questo ragazzuoli è il mio Instagram, e soprattutto ragazzi un'altra cosa vi dico è commentate qua sotto con Fortniteverse. Detto questo ragazzuoli, non voglio tanto dilungarmi con quelle che sono le chiacchiere, vi devo dire una cosa raga, ieri la live è stata davvero assurda, perciò ragazzuoli attivate la campanella che iniziamo di nuovo a fare le live, così anche voi potete venire e giocare con me. E soprattutto una cosa importante ragazzuoli che mi stavo dimenticando è: ragazzi, usate il codice creatore Rosellino all'interno del negozio oggetti. Io vi lascio il video, buona visione. All'interno dell'isola di Fortnite qualcosa di strano appunto sta succedendo. Infatti a breve ci sarà quello che sarà l'evento finale di questa stagione. Come sappiamo, con l'ultimo aggiornamento del Fortnite Mers 2024 tantissime sono state le novità implementate, come l'implementazione di tantissimi nuovi boss mitici, proprio come quello del nuovissimo boss di Shivenom. Ma prima di parlare di quest'ultimo, la mappa di Fortnite è cambiata tantissimo, proprio a tema Halloween. Infatti ragazzi, una cosa molto importante alla quale molti non hanno fatto caso è proprio questa testa del leader delle squadre e delle coccole. Infatti è tornata sull'isola. Quest'ultima faceva parte dell'isola del capitolo 3 di Fortnite. Paradigma ora è tornata sull'isola di Fortnite, proprio in questo capitolo 5. Questo ce lo conferma Epic Games, che dopo aver sbagliato a rilasciarla all'interno del negozio oggetti un po' di tempo fa, ora invece ha regalato a tutti i possessori OG che la shopparono nel lontano capitolo 1 Season X lo stile completamente nuovo. Quello che ora sappiamo è che i 7 stanno per tornare. Infatti sull'isola ci sono già alcuni easter egg riguardanti quest'ultimi. Infatti questa stagione, nonostante ci sia già stato un evento, ovvero quello del Dottor Doom, e sembra che sia stato sconfitto, ma in realtà non è così, perché tornerà molto ma molto presto insieme a Mephisto e faranno una strage sull'isola di Fortnite Battle Royale. Per questo avremo bisogno non solo del soccorso dei 7, ma in particolar modo del soccorso dello scienziato, perché solo quest'ultimo è in grado, come in passato, di tirarci fuori da situazioni complicatissime. L'evento finale che concluderà questa stagione sarà proprio quello dell'1 novembre, e grazie a questo torneremo indietro nel tempo, proprio al capitolo 2, e ci staremo esattamente un mese. Ma oltre a ciò, un nuovissimo boss mitico è stato aggiunto. Infatti sulla mappa si parla proprio di una delle nuove skin apparse nel trailer del Fortnite Mers 2024. Ebbene sì, parliamo proprio di Shivenom. Infatti è l'ennesima collaborazione Marvel. Sono state aggiunte ben due nuove skin, una versione di
di Shivenom e una di Shivenom Viola. Con l'introduzione di queste skin, Epic ha lanciato la nuova coppa. Infatti la potrete ottenere completamente gratis giocando alla nuova coppa. Però ve lo dico già, sarà molto difficile perché solo le prime 1000 persone la riceveranno nel proprio armadietto. Questa non è la prima volta che vediamo un boss di Venom sull'isola di Fortnite Battle Royale e non è nemmeno la prima volta che vediamo dei poteri mitici di questo. Infatti nella lontana Season 4, capitolo 2, ovvero la vecchia Season Marvel, Epic aveva rilasciato questi poteri mitici e poco dopo, nello scorrere della stagione, è stata aggiunta anche un'altra arma proprio di Venom, che era davvero assurda. In questa stagione sappiamo bene che la nuova arma di Shivenom sta arrivando, infatti a breve l'avremo in game. Questo ce lo confermano proprio alcuni noti leakers. Infatti questa nuova arma saranno praticamente una specie di guanti, proprio come quelli di Shuri, e faranno tantissimo danno. Ma soprattutto vi chiederete, ma quindi il nuovo boss di Shivenom dove sarà situato? Ebbene sì ragazzi, molto probabilmente sarà vicino alla prigione, proprio perché all'interno di quest'ultima ci sono rinchiusi alcuni dei personaggi Marvel, ed entrando in questa stanza troviamo degli easter egg. Infatti leggendo questi poster possiamo notare la scritta Bank High. Eh sì ragazzi, queste scritte fanno riferimento a quello che era un gioco mai rilasciato di Spider-Man nella PlayStation 1 e che all'interno c'era da sconfiggere proprio Venom in quell'esatto luogo. Infatti ragazzi, quello che sappiamo e quello che i leakers ci confermano è che il nuovo boss di Shivenom con le sue abilità mitiche sta per arrivare. Infatti non ci tocca che aspettare l'arrivo di quest'ultimo all'interno dell'isola. E soprattutto non ci tocca che pazientare per l'arrivo della nuova Season OG. Ebbene sì ragazzi, questo appunto era il tutto. Tantissime sono le nuove novità arrivate con questo Fortnite Mars 2024. Dobbiamo solamente che aspettare quello che è il nuovo evento finale, che si terrà appunto all'interno dell'isola di Fortnite fra pochissimo, infatti proprio il 1° di novembre. Infatti ragazzuoli, fra poco avremo anche quello che è il countdown all'interno della lobby e soprattutto ragazzuoli, io non vedo l'ora. Detto questo ragazzi, ditemi cosa ne pensate, qual è il vostro boss preferito di questa stagione? A me personalmente ragazzi piace tantissimo quello di Shivenom, ma proprio vi devo dire il mio preferito, vi direi forse quello di Saw. Detto questo ragazzuoli, io non voglio tanto dilungarmi con le chiacchiere, mi raccomando, codice rosellino all'interno del negozio oggetti, aggiornatelo ogni 14 giorni. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Bella boys e bella guys.